la coppia del trono over di uomini e donne sarebbe scoppiata al termine del falò finale. Prosegue l'avventura di Ida e Riccardo a Temptation Island 2018. La coppia nata a Uomini e Donne Trono Over sarà protagonista anche della seconda puntata del reality show delle Tentazioni in programma questa sera su Canale 5. Complici gli atteggiamenti poco carini di Riccardo nei confronti della tentatrice, Ida si lascerà prendere dallo sconforto e in suo soccorso arriverà l'amica Gemma Galgani. Ma, a quanto pare, sembrerebbe che i due protagonisti del Trono Over possano essersi detti addirittura addio al termine di questa avventura, così come ha lasciato intendere il loro agente sui social. Ida e Riccardo si sono lasciati, la confessione dell'agente della coppia in gara a Temptation Island. A dare degli indizi inediti su quanto sarebbe successo tra Ida e Riccardo. Nel momento del falò finale a Temptation Island 2018, è stato l'agente della coppia Biagio Danelli, il quale sui social ha pubblicato un commento in cui dice che i due si sono detti addio al termine del confronto finale in presenza di Filippo Bisciglia. Una vera e propria rivelazione bomba, la quale ha scosso i fan della coppia nata a Uomini e Donne poco meno di 7 mesi fa. A quanto pare, quindi, Ida e Riccardo non sarebbero riusciti a superare le incomprensioni e il momento di crisi che li ha visti protagonisti all'interno del villaggio delle Tentazioni di Canale 5 e per questo motivo avrebbero preso due strade differenti in seguito al falò finale. Ma questo non è l'unico indizio che i fan hanno raccolto sui social riguardante il presunto addio tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi. In molti, infatti, hanno notato che, al termine delle registrazioni di Temptation Island, Ida e Riccardo hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. Gli indizi sul possibile addio, tolto i segui su social. Una delle prime cose che hanno fatto i due, dopo essere entrati in possesso del loro telefono cellulare, sarebbe stata proprio quella di togliersi il segui su Instagram. Un indizio non di poco conto e che ovviamente non è passato inosservato tra i sostenitori della coppia. Lo stesso Filippo Bisciglia, intervistato dal magazine online Globo, ha rivelato che questo gesto della coppia del Trono Over è sbagliato, dato che tutti firmano un contratto dove viene chiesto loro di non dare indizi ai fan prima della messa in onda delle puntate di Temptation Island in televisione.